Storicamente questo brano si inquadra in quel tentativo estremo fino all'ultimo di Gesù di richiamare i capi del popolo, sacerdoti, gli anziani, al buonsenso e alla giustizia verso Dio. Ha dato loro una responsabilità che è quella di produrre dei frutti attraverso il popolo che Dio stesso si è costruito e costituito. Ma essi vogliono sfruttare la situazione per prendere delle cose materiali, quindi sfruttare la gente, e costruire qualcosa di materiale per sé che non è Dio e non è per Dio. E per questo dice Gesù a loro: la pietra scartata dai costruttori diventa testata d'angolo. Vuol dire, voi avete scartato il Cristo, cioè voi state scartando me e mi ucciderete, perché glielo dice più volte. Ma vi sarà tolta l'eredità, quell'eredità che avete ricevuto con Abramo di diventare il popolo santo di Dio che feconda l'intera umanità, vi sarà tolto e verrà dato un altro popolo. Perché arriverete fino in fondo a fare quello che avete sempre fatto, uccidere i profeti che dicono e rimproverano il male che state facendo, cioè il vivere non secondo i comandamenti di Dio, e sfruttare tutto quanto a vostro beneficio. E poi viene il figlio di Dio stesso e uccidete anche lui. Il regno vi sarà tolto. Ora, questo è il fatto storico, e così è andata. Gerusalemme è stata distrutta, il popolo di Dio è diventato per fede formato da tutti coloro che credono nel Cristo e ricevono in eredità il paradiso, mangiando e bevendo il suo sangue, mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue, cioè nutrendosi dell'Eucaristia. In questo modo noi siamo uniti a Lui e per mezzo del Cristo noi produciamo frutti. Che cosa sono i frutti? Allora, attraverso quelle che sono le cose materiali, noi produciamo delle cose che sono spirituali. Vuol dire, attraverso la nostra vita quotidiana, materiale, noi facciamo delle opere che possono avere alcune un valore spirituale, altre invece non ce l'hanno. Tutto è attraverso l'opera materiale, le azioni, le decisioni, le intenzioni, ma non tutto è spirituale. E ora faccio l'esempio. Se uno costruisce la propria casa, costruisce qualcosa di necessario e Dio lo benedice anche, ma se uno lo fa per sé e basta, costruisce qualcosa di materiale e il bene materiale finisce con la materia stessa. E quando io morirò da questa vita, mi presento di là, non avrò a seguito la mia casa e tutti gli altri beni che lascerò qua. Di là non ci sarà nulla. Ma se io costruisco una casa dove vi possono abitare quelli che non hanno un tetto, degli orfani, così come ho visto fare da tante parti, cito un caso che conosco di persona e che amo, Suor Cornelia, che sta a Medjugorje e cominciò con i bambini orfani di guerra mentre ancora c'era la guerra, ne aveva 100 da sola. Lei ha speso tutto il suo tempo e le energie per costruire e dare una casa, un tetto, un'educazione, una formazione, il nutrimento per questi bambini. Sono cose materiali, ma ha fatto dei bambini degli altri i propri figli. Ha fatto del proprio lavoro un lavoro per quei figli che non erano i suoi. Questa si chiama carità perché c'è disinteresse e c'è l'interesse del bene dei figli degli altri, in questo caso orfani o con tanti altri problemi. Sono andato oltre quello che è il mio interesse personale. Quest'opera di carità ha un valore spirituale che rimane per la vita eterna. Quando Suor Cornelia passerà da questa vita, ma come lei tante, Madre Teresa di Calcutta e tanti altri, passerà da questa vita a quell'altra, lascerà sulla terra la casa materiale che ha costruito, ma il frutto spirituale è tutto l'amore che lei ha dato a questi bambini, a queste famiglie, che ha allevato fino a che li ha presi con
continuo con l'esempio, ma ce ne sono miliardi, dalla culla fino a che non si sono sposati, hanno avuto un'istruzione, un lavoro, eccetera. Non li ha lasciati nessuno. Questo è il frutto che rimane. Quindi non si porterà in cielo la casa grande che ha costruito, ma l'amore gratuito, il bene che ha fatto, perché questo è il bene spirituale. Questo è un esempio materiale di come noi, operando durante la nostra vita materiale, possiamo fare cose che sono per noi o per Dio. La definizione di peccato, di San Tommaso, molto sintetica, ma è bello ricordarlo. L'amor sui è amor Dei. L'amor sui è l'amore per se stessi. Questo è il peccato. L'amore di Dio, invece, è l'amore gratuito per Dio e dunque anche per gli altri, Dio e il prossimo, sono legati. E questa è la virtù. Tutto quello, non c'è una via di mezzo. O una cosa sta da una parte, una cosa sta dall'altra. Allora, se noi vogliamo costruire opere che rimangano e che diano frutti di vita eterna, devono essere intrise di questo amore gratuito, che è l'amore stesso di Dio, che fluisce in noi e attraverso la nostra vita concreta, materiale, si realizza. Abbiamo quindi l'occasione, lavorando con la materia, di fare cose che sono spirituali. Quindi dipende dalla intenzione con cui noi lo facciamo e dalla finalità con cui noi facciamo queste cose. Se la mia intenzione è dar gloria a Dio e fare il bene per il prossimo, queste cose diventano spirituali. Se la mia intenzione è dare gloria a me stesso e ricavare dei guadagni o degli interessi che sono personali, questo non è un bene spirituale. Come vedete, si possono fare le stesse cose, ma è l'intenzione e la finalità che cambia il valore e fa rimanere per l'eternità quel bene che abbiamo fatto qui sulla terra. Quando andremo di là, troveremo scritto nel libro della vita il nostro nome con tutto l'elenco dei frutti spirituali che sono opera nostra, ma con la forza e la virtù di Dio, perché il bene che è Dio fluisce in noi e noi lo mettiamo in atto. Dunque alla fine è tutto di Dio, però attraverso anche la nostra scelta di far fluire in noi l'amore di Dio per il bene del prossimo e la gloria di Dio. Ci sono altri frutti che sono più invisibili. Allora, quando si costruisce un'opera materiale è più facile vedere. Poi ci sono molte opere che non sono viste da nessuno se non da Dio e dalla persona che le fa. Ci sono, per esempio, gli atti di fede, di speranza e di carità, che sono virtù, che vengono dall'alto, vengono da Dio, quindi sono virtù, dire forza, potenza. Quando io compio un atto di fede e mi fido della provvidenza di Dio che mi aiuta a fare del bene, quell'atto di fede viene scritto, è un frutto spirituale. Quando io spero nella vita eterna, quando tutto mi porta invece a disperare, e spero nella resurrezione che Cristo mi dona, quando tutto mi porta a disperare, quello è un atto, un frutto che rimane scritto per la vita eterna. Ci sono atti di carità che sono invisibili, per esempio anche il pregare per gli altri. Sembra niente, ma in realtà affidare tutto a Dio è un atto di carità per gli altri. Quando noi preghiamo, per esempio, e affidiamo il sacrificio della messa in suffragio dei nostri morti, applichiamo il sacrificio della croce di Cristo a quell'anima perché possa salire, essere purificata più velocemente ed entrare nella pienezza della vita. Questi sono atti di carità, non visibili. Quando noi preghiamo nel segreto della nostra stanza, come dice il Vangelo, e preghiamo per la pace del mondo, preghiamo perché la gente diventi migliore, preghiamo perché quella persona che ha responsabilità segua l'illuminazione del bene, anche magari non è credente, però capisca che il bene degli altri è più importante degli interessi, degli odi, delle rivalità, delle fazioni e tutte queste cose. Quando noi preghiamo per questo, noi compiamo un atto di carità molto pura
che Dio conta e la scrive. Se noi uniamo poi dopo a un atto di carità spirituale come la preghiera, un piccolo sacrificio, una privazione, qualcosa, cioè un segno concreto, cioè paghiamo, diciamo, nella carne quella che è una richiesta a Dio, questa acquista un valore ancora più grande. Faccio un esempio molto pratico, ovviamente si fanno all'Avvento e in Quaresima. Se io faccio la carità a qualcuno e do un aiuto che nessuno vede, lo so io Dio e la persona, a volte solamente io Dio, la persona non sa da dove gli viene l'aiuto, è un'opera grande di carità. Se a questo unisco anche una rinuncia mia a qualche cosa che mi lega, quindi alla soddisfazione di me stesso, che può essere qualcosa che è legato alla gola o altre cose, chi lo sa, sono infinite le cose che ci legano alla terra, io do maggior valore a quella preghiera e a quell'atto. Tutto diventa di maggior livello. L'intenzione, il tipo di azione che si fa, no? La finalità con cui si fa, la purezza. Tutte queste cose sono frutti spirituali che rimarranno scritti per l'eternità e che ritroveremo là. Tutte le altre cose che abbiamo inseguito sulla terra, utili, buone, a volte no, però parlo di quelle buone, che però sono solo materiali, rimangono qua e non le ritroveremo di là. Quindi abbiamo la necessità di comprendere che cos'è lo spirito e l'atto spirituale. È l'amor di Dio del prossimo, disinteressato da ogni, slegato da ogni interesse personale, anche di ritorno. Non dobbiamo macchiare le buone azioni con l'egoismo e l'interesse, tantomeno con la vanagloria, quando vogliamo firmare le nostre opere buone, no? Questa si chiama vanagloria, è come mettere, no? Come si dice quando va la mosca nel latte, la stessa cosa, no? C'è qualcosa che rovina tutto, piccolo, ma rovina tutto quanto. Sia lodato Gesù Cristo.